Ciao, grazie di essere qui. Ti muovi, eccoci. Oggi facciamo la lezione di introduzione sulla grafica. E oggi Riccardo, lui è un grafico, farà vedere, fa un esempio di quello che nel mondo del web si fa con la grafica per i siti web, più o meno, farà vedere come fare un banner. Ok, come fare un banner per un sito web, uno dei tanti esempi delle cose che si possono fare. Userà come programma di grafica GIMP, che è un programma, un software libero, lo potete scaricare gratuitamente da internet, sia per tutti i sistemi operativi. Ok, noi lo facciamo vedere su Linux, su Ubuntu. E ecco, se poi vi piace questa lezione, alla fine del corso abbiamo detto facciamo una piccola indagine, abbiamo un questionario per sapere qual è l'argomento che vi interessa di più, e quindi potete selezionare questo se è quello che vi piace di più. E poi, appunto, come si diceva le altre volte, faremo un corso approfondito su una di queste materie, quella che avete visto finora, quella di oggi, e il prossimo argomento quello che farà Luca. Vi ricordo che allora martedì, vi avevo già detto l'altra volta, martedì 4 giugno alle 15.30, in sala del Consiglio Comunale faremo la cerimonia di consegna degli attestati, quindi siete tutti invitati a partecipare. 15.30. E tanto iniziate sempre più tardi, non c'è. Ma ci si prova, figurati, poi verrà, cioè ci sarà il sindaco, ora si guarda anche altre persone, si consegniamo l'attestato per uno. Però inizierà tardissimo, infatti la mia preoccupazione è quella. Come sempre, se mentre Riccardo spiega volete fermarlo per fare delle domande, degli chiarimenti, fatelo pure, insomma, ci fa più che piacere. E ecco, questo tipo di lezione, se riusciamo poi, se facciamo il corso su questa build, abbiamo fatto altri corsi di grafica, lo faremo davanti al computer, abbiamo nella sala di sopra una ventina di computer, quindi lo faremo in modo che ognuno che vede quello che fa Riccardo poi riesce, cioè prova a farlo sul suo PC. Oggi, come in tutte le altre lezioni, è un'introduzione per darvi un'idea di che cosa tratta questo argomento, questo tipo di lavoro, insomma, nel mondo del web. Domande? Ok, allora a te la parola. Avvicinati il microfono. Ehi. Può essere
questo gramma per la regolazione delle immagini. Ok. Poi quando selezionate uno strumento, questo vedete cambia, sono le opzioni di modifica per dello strumento, che è possibile andare a settare a seconda delle esigenze. E ogni strumento ha il suo specifico pannello con le sue opzioni. Selezione, qui vedete, cambia. Sentite laggiù. Sente popino. Ah, ok. E questa è un attimo l'interfaccia di base. Se io vado a creare un nuovo file, vedete che compare questo pannello per il settaggio della mia immagine. Nei file è possibile scegliere modelli predefiniti, che possono essere per esempio la A4, formato normale da stampante, A3, A5 e vari tipi. È possibile anche personalizzare la dimensione del nostro documento. Da qui cambio larghezza, l'altezza. Qua è possibile cambiare l'unità di misura, in questo caso è espressa in pixel, un'unità di misura comunemente usata nel web. Cliccando su questo menu a tendina è possibile scegliere il tipo di unità. Per esempio per la stampa vengono prediletto o unità di misura in millimetri o in centimetri. Allo stesso modo qua sotto si può cambiare l'orientamento, ovvero se è orizzontale o verticale del nostro foglio. Poi andando ad aprire il pannello opzioni avanzate, c'è un'altra serie di opzioni, per esempio la risoluzione. Da fare una piccola premessa, GIMP è un programma che è utilizzato per manipolare immagini di tipo raster, ovvero immagini composte da quadratini, detti pixel, e la risoluzione con l'unità di misura pixel, punti per pollice, indica la densità di pixel per ogni lato del mio quadrato. Per il web comunemente viene usato la risoluzione a 72 ppi, per esempio per la stampa il minimo è 300, vuole una risoluzione maggiore, anche 600 fino a 1200 ppi, risoluzione massima delle macchine da stampa. Poi da questo pannello è possibile definire lo spazio di colore. In questo caso è lo spazio di colore RGB. L'RGB è un metodo di colore comunemente utilizzato per il web. Esso è composto dall'addizione di tre colori basi, rosso, giallo e blu, che addizionando questi tre colori è possibile creare vari colori. Poi qua c'è l'impostazione colore sfondo, bianco, e qua c'è un commento se si vuole rilasciare. Questo è il pannello che si apre quando si vuole creare un nuovo documento. E questo è il nostro file con la nostra area di lavoro. Questo è il nostro documento. Ok. Questi sono più o meno gli strumenti fondamentali. Ora andremo un attimo a vedere come realizzare un banner per un template di un sito web. Questo
questo è un caso abbastanza tipico. Noi dobbiamo realizzare un sito e se dobbiamo utilizzare un CMS come può essere Luna, è possibile scaricare dei template preconfezionati. Nel caso dobbiamo andare a personalizzarlo, dobbiamo andare a modificare gli elementi. Questo è un'interfaccia tipica. Per esempio, voglio modificare il banner. Innanzitutto prese le misure del banner, vado a creare il mio file, lo rifaccio vedere. Questo è un banner che, se vado a sostituirlo al template visto in precedenza, combacia in modo perfetto con il posto di quell'altro. Innanzitutto il primo passo della lavorazione è creare l'immagine di sfondo. L'immagine di sfondo ho preso una foto di un paesaggio, come vedete il cielo è diverso, e sono andato a modificarne il cielo. Questo qui è un esempio base di foto inserimento. Io aperto. Ok. Questo è il mio file. Sono andato a prendere la mia immagine e foto. Per levarli il cielo ho usato lo strumento selezione a mano libera. Come dicevo prima, è uno degli strumenti fondamentali di GIMP. Gli strumenti di selezione permettono di isolare delle aree in modo da non rovinare il lavoro all'esterno di esse. L'area selezionata, io posso agire soltanto sull'area selezionata, lasciando intatta l'esterno. In questo modo sono andato a prendere lo strumento selezione a mano libera e piano piano sono andato a selezionarmi il mio cielo. In modo molto abbastanza preciso. Ora faccio un modo molto personale per farvi capire. Dopodiché sono andato sul livello e con il tasto destro ho duplicato il livello di base e con il tasto destro sono andato il punch sono andato a eliminare il mio cielo. Ovviamente è rimasto bianco e sono andato, ok, vedete, è rimasto bianco con il tasto destro. Sono andato ad aggiungere il canale alfa. Il canale alfa è un canale di trasparenza. In pratica mi è andato a creare una trasparenza.
che? Ho semplicemente preso l'immagine di un cielo da anche Google Immagini. Sono andato ad aprirlo in GIMP. Tutto e poi semplicemente con modifica, copia, incolla, sono andato a incollare il mio cielo. Vedete, ora mi ha lasciato una selezione fluttuante, andando con il tasto destro a nuovo livello, mi crea un livello. I livelli mi permettono di organizzare il mio lavoro in vari strati. Come vedete, ora mi ha messo sopra. Basta che vado da questo pannello trascino, mi va sotto alle mie montagne. In questo modo ho sistemato il cielo. Dopodiché per adattarlo sono andato agli strumenti di scala, agli strumenti di trasformazione. Sono andato ad adattarlo alla mia immagine. Questo l'ho sistemato più o meno a occhio. Quando utilizzo uno strumento di trasformazione, di solito compare una modifica. Da qui posso impostare numericamente la larghezza e l'altezza della mia immagine, cliccando sulla catena posso modificarlo in modo da mantenere le proporzioni. Vedete, l'ho adattato fino a renderlo più o meno compatibile con quello che è lo sfondo. Poi sono andato sempre, una volta selezionato il livello dal pannello dei livelli crea un duplicato del livello e aggiungerò all'immagine, e sono andato a duplicare il mio livello del cielo. E questo perché? Ovviamente il cielo è rosso e l'acqua è blu, di solito ci dovrebbe essere riflesso. Per fare questo effetto di riflesso sono andato innanzitutto a portare livello sopra tutti gli altri, e poi con lo strumento rifletti sono andato a cambiare l'orientamento. Qua dalle opzioni dello strumento possiamo impostare la riflessione, può essere orizzontale o verticale. Lo strumento sposta, sono andato a portarlo sull'altezza del mio lago. Ok, dopodiché sono andato a cambiare la modalità qua dal pannello dei livelli. La modalità indica il tipo di fusione con il livello sottostante, e ce ne sono di svariati. Regola 1, riprova uno 2 finché non trova quello che si addice alla situazione.
interpretazione al senso estetico. Ce ne sono, uno fa un tipo di effetto diverso, ad esempio se la sottrazione, la dissolvenza, eccetera. Qua io ho scelto un solo con i miali, dopodiché sono andato a ridurre anche l'opacità. L'opacità indica quanto vogliamo rendere visibile, quanto vogliamo rendere più o meno visibile il livello sottostante. Questo caso vedete. Ho lasciato, ma si intravede il rossore del cielo. Questa è stata. Questa innanzitutto è stata l'immagine di sfondo. Poi, il secondo passo è stata la creazione del logo, del mio banner. Di solito nei banner sono presenti, oltre a può essere un'immagine, il nome dell'azienda o dell'attività e un logo rappresentativo di esso. Vedete qua, ho fatto questo pinguino con questa scritta molto semplicemente. Realizzare questo libro, innanzitutto ho preso un pinguino questo qua è realizzato anche qui grafia, detto grafia vettoriale, utilizzata per l'editoria, fondamentalmente per volantini o tutti i prodotti per la stampa. Ho preso questo pinguino e ho applicato una maschera di livello. Una maschera di livello viene utilizzata per applicare modifiche non distruttive alla mia immagine. Infatti mi va a mascherare le aree che non mi interessano e voglio comunque mantenere in caso di cambiamenti. Viene utilizzata per esempio per i fotomontaggi o per le operazioni di fotoinserimenti, eccetera. Okay. Sono andato a creare la scritta, questo utilizzando dal pannello di strumenti lo strumento testo. Andato a inserire il testo, questo era sullo schema. Sono andato a inserire il mio testo da questo dal pannello degli strumenti. Sono andato a cambiare il formato del testo. Questi sono i
fonte ci sono nei default in GIMP. È possibile scaricarli gratuitamente da internet volendo. E, sono andato a scegliere quello che più mi piaceva. Andato a creare il mio testo. Quando creiamo un livello di testo, vedete, compare in modo diverso dal pannello di livelli. Per andare a modificarlo, a lavorarlo, cambiare i colori, bisogna andare sul tasto destro, sul pannello e cliccare abbandona informazioni di testo. In questo modo il livello di testo diventa un livello manipolabile normalmente. In questo caso sono andato a rasterizzare il livello di testo. Sono andato, ho sistemato quello che è il mio logo. Questa era la seconda fase. Alla fine sono andato ad assemblare tutto in quello che poi è il banner finale. Questo è il banner definitivo. Innanzitutto, il primo passo è stato creare un file delle dimensioni del mio banner. In questo caso 980x300. Questo da file nuovo, come lo spiegavo in precedenza. Ho posizionato poi delle guide per definire l'ingombro del mio lavoro. Cliccandoci e trascinando è possibile piazzare gli elementi detti guide o righelli per andare a prendere le misure delle mie aree di ingombro. Sono andato un attimino a mettere quelli che sono i margini. In questo caso utilizzando, come spiegavo prima, gli strumenti di pittura, ho utilizzato lo strumento sfumatura. Lo strumento sfumatura permette di creare effetti di gradiente da un colore primario, in caso il nero, a uno secondario, usato il bianco. Thank you.
questo per esempio è un tipo di sfumatura molto semplice che va dal nero verso il bianco. Dal pannello delle opzioni dello strumento è possibile andare a cambiare la forma di questo gradiente, che può essere sia lineare oppure bilineare, ovvero un colore in primo piano al centro e va a sfumare lati verso il colore secondario, e qua può essere dal nero verso il bianco, oppure può essere radiale per esempio. Che parte in modo appunto radiale da un colore primario verso secondario. C'è quadrangolare, poi ci sono i variabili. Questa è la discrezione del grafico, proprio fantasia. In questo caso ho utilizzato un gradiente tipo bilineare e sono andato dal pannello degli strumenti a cambiare i colori primari. Ho preso come primo colore un verde, okay. Poi andando a cliccare sulla freccetta superiore sono andato ad invertire questi colori e sono andato a selezionare un giallo, okay. Dopodiché ho reinvertito, ho creato un gradiente di sfondo. Dopodiché con il copia e incolla sono andato a prendere la mia immagine che ho fatto in precedenza delle montagne. Sono andato innanzitutto al pannello dei livelli, sono andato a selezionarli, sono andato a attraverso fondi in basso, sono andato a fondere uno per uno tutti i livelli fino ad avere un unico livello. Una volta fuso in un unico livello sono andato a selezionarlo tutto con seleziona tutto, poi andando a fare modifica, copia, tornando al livello di lavoro, modifica, incolla, pannello dei livelli a nuovo livello, e sono andato a posizionare quella che è la mia immagine. Ok, dopodiché con uno strumento un po' avanzato, ovvero strumento tracciati, sono andato a crearmi un contorno della mia immagine per dare quella forma un po' particolare al mio banner. Sono andato attraverso questo strumento preso da grafia vettoriale che permette di creare curve ben definite, sono andato a creare una forma un po' strana del mio banner, dell'area che voglio vedere. Dopodiché sono andato a creare una selezione,
dal pannello degli strumenti penna, penna vettoriale che mandato, a selezionare dal tracciato. Dopodiché sono andato ad applicare una maschera di livello in modo da nascondere quella che è, nascondere quella che è l'area che non mi interessava. Vedete, ora ho creato questo bando con la forma un po' strana, però la foto sottostante mi è rimasta inalterata. E se vado su questo livello della maschera, questo, con lo strumento pennello per esempio, posso andare a riprendere quelle aree che non posso andare a nascondere o mostrare le aree di cui non, che vuoi, di cui non ho bisogno di te. Maschera è uno strumento molto utile, molto potente, comunque permette appunto di effettuare modifiche, di poter recuperare poi eccessivamente senza problemi la mia immagine in modo appunto distruttivo. Tutto questo è molto utile. Poi questa è più la mia immagine. E per dargli, diciamo così, un tocco un po' di stile, sono andato a creare una cornice bianca attorno. Per farlo sempre da questa linea. Sempre dallo strumento tracciato, sono andato a riprendere quello che era il mio tracciato di contorno e ad applicare delle linee tracciate. Le linee tracciate in pratica mi permette di creare quei segmenti che avete visto, mi permette di creare una traccia spessorata. Per esempio, e da questo pannello è possibile impostare quelle sono i tratti che vogliamo applicare a questa traccia. Per esempio è possibile cambiare lo spessore, in questo caso è 6 pixel, e voglio dare per esempio un 20. Quindi è possibile modificare lo stile della testa. Può essere tagliata in sfondata oppure squadrata, però tenendo comunque un distacco da quello che è il punto di fine. Possiamo andare a cambiare la funzione, può essere l'angolo retto oppure l'angolo sfondato oppure smussato, questa seconda delle scelte esterne. Qua possiamo andare a definire il limite dello spigolo, se più o meno appunto. Qua se vogliamo un tratteggio, se vogliamo dargli una linea tratteggiata, per esempio.
essere una linea retta, trattini più o meno lunghi, più punti più o meno sparsi, eccetera. Questo secondo l'utilizzo che dobbiamo fare si cambia questa impostazione. Quindi una volta scelti i settaggi più ci abbiamo, andiamo a delineare. Come vedete mi ha creato la linea. Inserire il mio loghetto. Allo stesso modo sono tornato sulla mia immagine e ho fatto come prima. Ho andato ad appiattire i livelli fino ad avere tutto sul minimo. Dopodiché sono andato a selezionarlo, sempre con modifica, copia, poi modifica, incolla, e sono andato a riportarlo sul mio lavoro. Questo qui è. Dopodiché, con lo strumento sposta, sono andato a riadattarlo al mio lavoro. Questo è più o meno quello dell'immagine, la composizione del mio bagno. Dopodiché, per dargli un effetto un po' di tridimensionalità, sono andato a creargli un'ombra sotto, circolare. Per fare questo sono andato a utilizzare lo strumento selezione ellittica. Sono andato a tracciare più o meno a occhio un'ellisse. Strumenti di selezione hanno diverse funzioni applicabili. Qui sono andato a ad applicare uno di quelli che è l'effetto particolare che può essere applicato alla selezione. In questo caso ho dato sfumata mi consente di appunto sfumare i bordi della mia selezione, in modo che se vado a riempire non mi viene un contorno netto. Qui da questo pannelletto è possibile modificare questo livello di sfumatura. Io qua ti dà sempre un 25. Come vedete la mia selezione si è un attimino ristretta. Rispetto a quello che è il contorno originale. Quindi con il pannello di strumenti ho preso lo strumento riempimento di colore che mi permette di riempire aree del mio lavoro con un colore netto. Sono andato a creare quella che è una sfumatura. Questo è il mio banner finito.
grande varietà di strumenti. Possono essere strumenti di possibilità, possono essere anche metodi molto particolari, per esempio si può aiutare un'ulteriore ombra al banner attraverso la barra di comando, vado a filtri e vado ad applicare quelli che sono degli effetti particolari alla mia immagine, che può essere una luce all'interno della mia domanda, per esempio, questo è creare un effetto un po' particolare. Io posso applicare un ulteriore effetto di profondità, eccetera. Quindi un programma che consente appunto molte ristoriche, molti ritocchi aerei che possono essere utilizzati. Questo è più o meno, questo è quello che non è possibile fare con questo programma. Allora, una domanda, se posso internet, qual è il tipo di file migliore in cui salvarlo? Allora, per una cosa importante per il web, ricordarsi il tipo di formato in cui si esporta il nostro file. Innanzitutto, i formati principali che vengono utilizzati sono il GIF, il PNG e il JPEG. Il GIF è per esempio un formato che permette di salvare trasparenze, viene utilizzato per la creazione di pulsanti o di delle parti di grafica che richiedono appunto di far trasparire il sottostante. Di solito per esempio può essere il background del nostro sito. Allo stesso modo il PNG, che è molto simile al GIF, è un file che sarà sempre in scala di colore, e oltre a questo la differenza del GIF è formato open source, per veramente che il GIF è un formato protetto al copyright, mentre il PNG è appunto di libero utilizzo e manipolazione. Infine abbiamo il formato JPEG, che è quello con cui andremo a salvare il nostro banner. Il file. Andiamo. File.
esporta questo qui è l'interfaccia quando dobbiamo andare a salvare un file. Qui è possibile scegliere tra una grande varietà di formati. Vedete? Questo è JPEG, per esempio. Il JPEG è un formato di compresso che è utilizzato di solito appunto per salvare le immagini per il web, fotografie, eccetera. È un formato che ogni volta si va a manipolare per delle informazioni, perché appunto ha un algoritmo di compressione alla nostra immagine, andando in questo modo a rovinarla e renderla sempre meno manipolabile. L'importante è tenere conto di questa cosa quando si va a salvare pezzi di grafica per il web, perché a seconda di quanto sia pesante o meno il sito ci metterà più o meno tempo a caricarsi. Di solito conviene utilizzare GIF o PNG per quella che è la grafica generale del nostro sito e formato JPEG per quelle immagini, sempre al massimo della risoluzione possibile. E comunque queste pezzi di grafica non devono superare mai i 72 dpi, che è dimensione dell'occhio, che la risoluzione può leggere il nostro occhio a schermo, molto, molto importante tenendo sempre a mente. Questa è una principale regola per salvare appunto i file per il web. Quando andiamo a salvare il JPEG di solito compare questa barra che indica la qualità della nostra immagine. Se arriva più o meno bassa avremo un'immagine più o meno dettagliata. Di solito è sempre metterla a qualità massima perché così abbiamo un po' maggiore margine di errore in caso dobbiamo andare a rimanipolarla e non abbiamo l'originale in formato XCF, il formato proprietario di GIMP, oppure qualunque altro formato del file originale, questo GIF, eccetera. Ma qui è possibile andare a modificare le opzioni di compressione, di solito lasciamo variato. Ed è importante comunque ricordare sia qualità sempre a livelli massimi. Possiamo andare a creare quello che è l'immagine del nostro banner. Come dire, nel caso vogliamo andare a sistemarlo il nostro sito, di solito basta andare a fare open and call nella cartella delle immagini e cambiare il nome con quello che è il file precedente. A quel punto, se le dimensioni sono le stesse, che il layout grafico non viene alterato e avremo personalizzato quello del nostro sito. Questa è una delle applicazioni possibili della grafica nel mondo del web. Poi ci sono svariati per l'utilizzo, per esempio appunto la costruzione del nostro layout, o per esempio che può essere
pure la costruzione ecco, anche dei pulsanti, di quelle app di Facebook, eccetera. Questo è esempio, cosa fai? No, mi crea un documento. Creo per esempio un rettangolo. E questo posso comincio a creare quello che può essere il mio pulsante di fede, per esempio. Ora un livello di secondo base. Creare un livello superiore. Ogni volta che può creare un livello compare questo pannellino. Qua ci sono le dimensioni del livello che vado a creare, poi posso impostare il tipo di sfondo, per esempio trasparenza. Ok, creare un livello superiore. Poi, per esempio uno strumento di selezione rettangolare, vado a crearmi la mia area. Con questo strumento è possibile, oltre a creare un rettangolo di dimensioni libere, tenendo premuto il tasto CTRL, è possibile creare aree di grandezza proporzionale. Espande in modo proporzionale. Sì, creo una selezione. Ma poi, per esempio, vado a dargli l'arrotondamento dei bordi. Questo lato diciamo per esempio un 20 pixel. Ops. Per cui per esempio vado a riempire un strumento gradiente lineare, poi alcuni strumenti metto a disposizione link, per esempio tonalità e saturazione. Questi sono alcuni strumenti normalmente utilizzati per funzioni di fotoritocco e per manipolare o manipolare l'immagine. Vado a cambiare quello che è il mio colore di sfumo. Posso cambiare da livello di luminosità, di saturazione oppure la tonalità del mio colore principale. Oppure da seleziono colore.
sezione round rectum, vado ad arrotondare le che sono i bordi del, del mio rettangolo. Quindi posso andare a creare quello che può essere la traccia. Magari questo rinchiudimento c'è un po' uno spiego creato il pasto non si spiega. Allora innanzitutto come primo passo è portarlo a dimensione di dimensione dell'esterno, farlo può ritagliare con per esempio lo strumento ritaglia a selezionare l'area e andare a premere un via e portarlo a dimensione. Dopodiché sempre la file esporta, vado a esportarlo in un formato che sia abbastanza leggero, che mi permetta di comunque sia ben definito, se può essere un GIF o un PNG. Per esempio vediamo GIF, si apre questo pannello. Ovviamente GIF formale supporta anche le animazioni, però nel nostro caso non ci riguarda. E, tra l'altro mi sa che nel mio GIMP non è possibile lavorare con una timeline e creare animazioni eccetera. Quindi questo pannello deve essere spuntato commento GIF e l'interlacciamento nel caso io del lavoro su livelli eccetera, gli do esporta, vedete ha salvato Lorenzo pulsante, ovviamente possiamo salvare più o meno con trasparenza. Per creare una scritta, no, un po' veloce. Utilizzando lo strumento testo vado a creare il mio contenuto, per esempio ho creato la mia scritta di base. Dopodiché sono andato da
tutto scende in una dimensione più o meno grande per poter poi modificarla successivamente. Andare a impostare in modo molto grosso la mia testa. Dopodiché sono andato sul livello di testo e sono andato a abbandonare le informazioni sul testo in modo da rasterizzare il mio livello. E sono andato in questo menu del pannello dei livelli. Sono andato a bloccare il canale alto della trasparenza. Questo perché? In questo modo vado a lavorare soltanto sui pixel opachi del mio livello, lasciando inalterati il resto del livello. Vado a lavorare soltanto sulla scritta, lasciando alterato il resto. Questo modo con uno strumento sfumatura a crearmi un gradiente. La scritta di base questa è la scritta di base che ho utilizzato per il mio logo. Innanzitutto sono andato a selezionarmi questo monte, portarlo attraverso a selezionare quelli che sono i vuoti delle lettere.
posizionarmi in termini di evidente. Quindi io sono andato a vedere se è un buon livello. E poi lo strumento sfondura sono andato a provare vari tipi di effetti nel mio testo finché non ho trovato le prime e più o meno te a piacermi e intonarsi a quello che era il layout finale del mio banner. Molto trovato. Alla fine questo risultato. Se avete delle domande, no, ovviamente rimane. Se avete domande? Una domanda, ma solo in forma quasi rigida dipende il mezzo. Sì. MargePack di solito vengono in formato utilizzato per le immagini, forse foto, okay. Però niente ti vieta di usare altri formati come GIF o JPEG. Sì, può essere anche il bitmap, no, però è abbastanza sconsigliabile. Comunque un formato un po' adatto a questi scopi. Altre domande? Ok, va bene, allora è finito, il primo domande è tutto quello che ho fatto, bisogna fare una cosa, però ci dovrebbe essere in giro il foglio delle firme di quella. Non so chi ce l'ha. Quindi niente, vabbè, allora, si mette vizio, ma viene, si va via la firmata, non la firma per un tanto. La firmate. E lunedì prossimo c'è Luca, che ora è uscito quindi filmare la telecom, che è il nostro assessore che mi farà la parte sui nuovi mestieri del web, perché se c'era lui magari glielo facevo raccontare e farà vedere credo una parte che riguarderà io penso che sia qualcosa credo con l'integrazione dei social network sulla parte del web e mondo del lavoro, ma penso che più che altro farà vedere qualcosa di bello, sì, di quello che si chiama Search Engine Optimization, cioè l'utilizzazione di alcune cose dei siti web per l'indicizzazione più che altro del mondo di ricerca, penso che fatto fare cose più facilmente per dare più visibilità ai siti, insomma, così, Google, e credo che vi faccia. Sì, è normale che dovrebbe fare vedere come si utilizzano gli strumenti che si chiamano analytics per i siti, cioè vi fanno vedere come fare le varie statistiche in base a quello che può a come può essere l'accesso al sito web, per esempio se vengono fatti accessi da certe aree geografiche, certi browser, comunque certe parti, non so, parti di pubblicità, oppure certe pagine sono visualizzate a seconda anche della struttura della pagina, eccetera, forse altri errori dove si inseriscono magari le parti di pubblicità, e quindi vi analizzerà tutte queste cose per farvi vedere più o meno come certe volte si agisce per cercare di migliorare queste cose o semplicemente per cercare di analizzarle e poi trarne insomma delle conclusioni che possono migliorare queste cose per il sito. Ecco Luca. Sì, poi dite parole della prossima lezione che fai, ho detto io, ho fatto l'introduzione io sull'analytics, ma insomma se dici due parole la prossima lezione cos'è? Dove mi metto? Ma se poi c'ho anche io. Oh, devo tenere un po', non si sente, oh, però funziona la grande. No, vabbè, velocemente, la prossima volta vediamo tutti i meccanismi, diciamo, che forse saranno le cose che come consulenti si usano di più. Cioè, ora che finora avete avuto un'infarinatura su tutti gli aspetti più tecnici, ora tipicamente, a meno che qualcuno di voi non decida di approfondire un particolare argomento, di queste cose non ci metterete le mani. Però è importante che sappiate come funzionano, perché anche quando si dà il lavoro fuori, un conto è non saperne niente e un conto è comunque avere un'idea di come funziona, anche per
sapere meglio quello che si vuole. La prossima volta invece vediamo il lavoro forse un pochino più tipico del consulente, cioè da come si sceglie dove si mette un sito che abbiamo fatto a come si misurano le prestazioni del sito, quindi come si guardano i visitatori, come si guardano le fonti da cui arrivano i visitatori, tutte quelle che si chiamano le metrics del sito, e poi andiamo a vederci tutto quello che è invece fare pubblicità su internet, quindi quali sono i principali canali, come si mette su una campagna e così via, e dall'altra parte anche un piccolo accenno invece a come, avendo un sito personale o comunque non fatto per qualcun altro, come si ricava anche qualche soldino mettendo invece noi gli annunci con la stessa tecnologia con cui facciamo pubblicità. Ecco, tutte queste cose in maniera naturalmente veloce, perché in 2 ore neanche si può fare miracoli, però insomma, penso che siano le cose un pochino più stringenti dal punto di vista del consulente, magari possono essere anche interessanti per chi decide di fare questo